Ragazzi dai Spazio, siamo con il nuovo Sony Xperia Tablet Z e questo tablet va ad affiancare la sua controparte smartphone, il Sony Xperia Z, e ne ricalca molte delle caratteristiche a partire dal design. Il design rimane minimalista, davanti abbiamo una cornice, lo schermo che fa da padrone, schermo da 1920x1200 pixel, da 10.1 pollici. Sul retro invece il tablet è disponibile in due colorazioni, bianca e nera. Tutte e due hanno un retro leggermente gommato, molto piacevole al tatto, dà una sensazione di qualità. Fotocamera da 8.1 megapixel con sensore Exmor R per dispositivi mobili. Del suo fratello minore, per dimensioni si intende, ricalca il tasto di accensione, anche qui fatto in alluminio. Il LED di stato è questa volta posto sul bordo e il bordo, dobbiamo dirlo, non so se in video rende, ma è spesso solamente 6,9 mm, veramente impressionante. Tra le altre caratteristiche hardware degne di nota possiamo annoverare l'importante resistenza alla polvere e all'acqua soprattutto. All'acqua infatti il tablet può essere immerso fino a mezz'ora in un metro d'acqua e in più può resistere per 3 minuti a dei getti d'acqua. Quindi c'è sia una protezione per l'acqua statica, sia una protezione di ingresso nelle feritoie, ad esempio quella della micro USB. Cos'altro dire? Lo schermo è veramente impressionante, bellissimo da vedere, anche qui mobile Bravia Engine 2. Il cuore che fa muovere questo gioiello è un processore Snapdragon costruito da Qualcomm, l'S4 Pro per la precisione, quad core. Possiamo vedere che la rapidità nel fare qualunque cosa è veramente impressionante. Anche muovendo 1900x1200 pixel non ne risente assolutamente. È tutto molto rapido, fare le foto, l'abbiamo provato, è un attimo. Possiamo farvi vedere. Messa a fuoco, fatta. Neanche ce ne siamo accorti. Qui dallo stand di Sony è tutto. Un saluto da iSpazio ed Euronics Italia. Al prossimo video.